La disputa tra i vettori in lizza per la continuità territoriale da e per l'isola non sorprende nessuno, certamente non i sindacati confederali che da tempo chiedono una rivisitazione del bando. Per la FILT CGIL Sardegna, il suo segretario generale Arnaldo Boeddu, è indispensabile una gara unica che consentirebbe di evitare la concorrenza tra gli scali. Da una parte abbiamo il territorio del nord-ovest potenzialmente completamente isolato, dall'altra il nord-est in cui i vettori rinunciano sia alla compensazione economica e sia all'esclusiva sulla rotta. È da tempo che la FILT CGIL chiede una riscrittura delle regole sulla continuità territoriale. Prima di tutto si dovrebbe andare ad una gara unica, non più a gare per singole rotte. L'altra cosa è che la continuità territoriale deve ritornare ad essere a carico della fiscalità nazionale e non più a carico dei sardi. Ma è anche il paventato ricorso al TAR da parte di Aeroitalia e contro Volotea a preoccupare i sindacati. La FIT CISL Sardegna, col segretario generale Ignazio Lai, chiede alla regione di farsi promotrice di incontri che tutelino in primis gli interessi dei sardi. L'ultima notizia che Aeroitalia vuole denunciare la compagnia Volotea è un film già visto. Purtroppo tutto questo non fa che allungare i tempi per ottenere una continuità territoriale adatta ai sardi. Bisogna che l'assessorato promuova degli incontri atti a trovare le soluzioni che contemplino tutti gli interessi quindi dei sardi, degli utenti, delle compagnie, compresa la Regione e il Ministero dei Trasporti. Il ricorso al TAR e il conseguente rischio della sospensione sulla rotta Olbia-Roma potrebbe far ripiombare indietro di 20 anni il nord-est dell'isola, afferma ai nostri microfoni Elisabetta Manca, della segreteria regionale della UIL Trasporti. Ci preoccupa invece la decisione di Aeroitalia di ricorrere al TAR e quindi chiedere una sospensione del bando su questa rotta, rischiando così di riportare indietro l'aeroporto del nord-est della Sardegna indietro i 20 anni e lasciare questa tratta libero mercato. Questo modello di continuità territoriale non è più adeguato. Chiediamo come prima cosa che la Regione garantisca l'affidabilità dei vettori che assumeranno l'onere di garantire per questi prossimi 18 mesi la continuità territoriale.